Buongiorno a tutti, io sono Alfredo, benvenuti sul mio canale. Oggi ci divertiamo a riparare questo Gamepad Controller che presenta un problema al connettore USB Type-C. Si tratta di un controller da 5V 550 mAh. Il connettore Type-C non è più presente nella sua sede. Lo ritrovo però in giro all'interno dell'involucro. Vediamo come sostituire il vecchio connettore con uno nuovo. Per compiere questa operazione ho liberato il PCB di tutto ciò che non mi è necessario, ho rimosso la batteria al litio e ho dissaldato i due motorini della vibrazione. Questi due motorini saranno risaldati al termine della riparazione. Prima di compiere questa operazione dobbiamo procurarci un nuovo connettore Type-C quanto più simile all'originale. Si tratta di un'operazione non facile perché ciascun brand e ciascun modello di smartphone, per esempio, utilizza un suo connettore Type-C specifico che si caratterizza oltre che per il numero di pin anche per la forma e le dimensioni degli attacchi di saldatura al PCB. Quindi prima di acquistare il modello tenete bene a mente la piedinatura del vostro vecchio connettore Type-C. Se vi sentite fortunati potete acquistare questi kit contenenti 100 pezzi, 10 per ogni modello, e sperare che corrisponda a quello in vostro possesso. All'interno di questo kit sono riuscito fortunatamente a trovare un pezzo simile all'originale che posso andare tranquillamente a rimpiazzare. La piedinatura infatti corrisponde alla perfezione con il vecchio modello. Si tratta infatti del classico connettore Type-C da 12 pin. Ognuno di essi ha specifiche funzioni inerenti all'alimentazione, la trasmissione dei dati standard, la trasmissione dei dati ad alta velocità e il canale di configurazione. Si tratta di un connettore reversibile, pertanto questi pin sono sovrapposti e opposti su entrambi i lati del connettore. Bene, fatta questa piccola premessa, torniamo alla nostra procedura. Innanzitutto andiamo a ripulire le saldature presenti utilizzando del flussante liquido. Io utilizzo questo Topnic RF800 che è molto comodo per componenti SMD. Do una sola spennellata e mi procuro una trecciola dissaldante, io uso questa della Chemtronics, cioè contenente già al suo interno della resina per dissaldare. Per la saldatura utilizzo questa stazione saldante a punte intercambiabili montando su una punta piatta dello spessore di 3-4 mm. Temperatura del saldatore 390 gradi. Vado ad applicare il saldatore sulla trecciola per ripulire le piazzole. Nel fare questa operazione non insistete troppo sulla stessa piazzola perché potreste danneggiarla. Eventualmente potete ripassare in un secondo momento nei punti più difficili, utilizzando di volta in volta parti più pulite della trecciola stessa. Con dell'alcol isopropilico vado ad effettuare la pulizia di tutte queste piazzole dai residui di flussante. E nel frattempo che ne direste di mettere un bel like e valutare anche l'iscrizione al mio canale? Grazie per il vostro prezioso supporto. In ultima analisi andiamo anche a rimuovere lo stagno ancora presente sui contatti più grandi di questo connettore, semplicemente andando ad aggiungere dello stagno nella parte sottostante. Questa operazione di aggiunta favorirà la successiva rimozione tramite pistola dissaldante aspirante. Infatti, lo stagno 60-40 da me aggiunto contribuisce ad abbassare il punto di fusione aggiungendosi allo stagno ad alta temperatura utilizzato dal PCB, rendendo più semplice il processo di aspirazione. Per la nuova saldatura vado ad effettuare una prestagnatura dei terminali con questa punta sottilissima e ricurva e dello stagno da 0,5 mm. Questa operazione serve per agevolare la successiva saldatura del connettore.
Se in questa fase lo stagno tende ad agglomerarsi, non vi preoccupate, con la stessa punta del saldatore e pulendolo spesso andremo a rimuovere queste aggregazioni. Con un po' di pazienza andiamo a rimuovere lo stagno in eccesso fino a quando tutti questi terminali saranno sufficientemente ricoperti di uno strato sottile di stagno. Per portare al termine al meglio questa operazione, pulite spesso la punta del saldatore dai residui di stagno. Verificato l'isolamento e la stagnatura di tutti questi pin, possiamo procedere alla fase successiva. Applico dell'ulteriore flussante per la saldatura finale. Saldatura che avverrà con la mia piastra saldante dissaldante per componenti SMD, che è stata oggetto di un mio video precedente di cui vi metterò il link qui in alto a destra. Una volta accesa questa piastra, vado a posizionare il PCB sul bordo per poter effettuare la saldatura del connettore, depositandolo nella sua sede. Una volta trovata la posizione corretta, andiamo a pressare questo connettore contro il PCB per favorire la saldatura. Dopo circa 5 secondi sulla piastra bollente a 200 gradi, la saldatura dei soli pin dovrebbe essere completata. Con una lente di ingrandimento o con un microscopio digitale andiamo a verificare queste singole saldature di questi pin. In particolare osserviamo di profilo le connessioni e le saldature e nel dubbio possiamo andarne a rifare qualcuna sempre con un saldatore a punta finissima. Bene, a questo punto occupiamoci della parte posteriore di questo connettore e andiamo ad effettuare la saldatura dei terminali più grandi. Per evitare il ripetersi del problema del distaccamento in futuro, vado ad abbondare con lo stagno nella parte esterna di questo connettore in modo da assicurarlo in ogni sua parte al PCB sottostante. Dopo aver verificato visivamente le nuove saldature, finalmente posso andare a rimontare il mio gamepad in tutte le sue componenti. Vado a ricollegare innanzitutto la batteria al litio da 3,7 V. Questa batteria è fissata con del biadesivo sul retro del PCB. Vado a risaldare i motori destro e sinistro della vibrazione al PCB. Bene, fatte tutte queste saldature, posso andare a rimontare il tutto in ordine inverso allo smontaggio. È il momento di effettuare qualche test. Vado a collegare il mio caricabatterie USB per verificarne l'assorbimento di corrente. Abbiamo circa 60 mAh, i LED della ricarica stanno lampeggiando correttamente, non mi rimane che aspettare il termine della ricarica di questa batteria al litio. Per la verifica della connessione dati di questa nuova porta Type-C, effettuo un controllo giochi collegandolo al PC via cavo. Per testare questo controller non c'è niente di meglio di una partita a Mario Kart. Bene amici, anche per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così come al solito like e iscrivetevi al canale, io vi do appuntamento al solito alla prossima volta. Grazie e buona partita a tutti.